In questa assurda e turpe vicenda, oltre al furto della mia identità, oltre alla diffamazione aggravata dai fatti documentati, oltre al trattamento illecito dei miei dati personali e della mia immagine, esiste un ulteriore delitto che ritengo ancora più grave, delitto messo in atto da questi criminali, perché di criminali si tratta, ai danni dell'utente consumatore con pratica, proprio con odiosa pratica ingannatoria proprio a carico dell'utente consumatore. Può succedere infatti ed accade che l'utente, tratto appunto in inganno da questi malfattori, possa fornire loro dei dati assolutamente privati, dei dati anche sensibili che vanno dai dati delle generalità personali, al numero della carta di credito e fino addirittura alla password d'accesso ai servizi di home banking. Quindi è evidente che a fronte di questi riscontri, che pure ci sono, io avverto forte la responsabilità di informare chiunque mio tramite dovesse arrivare a queste piattaforme che sono drammaticamente disseminate su postazioni differenti e anche impostate su lingue diverse. Suggerisco proprio caldamente a chiunque di tenersi distante da qualunque tipo di indizio, da qualunque tipo di suggerimento, di consiglio che io non ho mai dato rispetto a quanto propagandato appunto da questi malfattori che ho denunciato all'autorità giudiziaria e che mi auguro possano ben presto essere puniti per il grave delitto di cui si rendono responsabili.